della tisana. A Buttiro cambiamo pagina, un calendario il cui ricavato andrà in beneficenza alle donne vittime di stupro. Allora, sentiamo questa iniziativa, ha avvicinato per noi la responsabile Francesco Tecchio. Il calendario è nato a gennaio e finalmente è giunto al termine. Il calendario viene intitolato appunto Sweet Pepper and the Pepperettes. Le Pepperettes sono naturalmente le allieve burlesque che hanno partecipato all'anno accademico e che hanno avuto voglia di partecipare appunto a questo pazzo calendario. Naturalmente nel calendario le ragazze, le donne, perché comunque abbiamo una fascia d'età tra i 23 anni e poco meno dei 60 anni, quindi un bel raggruppamento di donne molto forti, e vanno a interpretare nei vari mesi appunto un personaggio. Cosa succede? Questo calendario va a far sì che la forza sia delle donne, quindi tutti, diciamo, tutto il devoluto, ok, verrà dato in beneficenza a un'associazione che riguarda appunto prettamente alle donne che subiscono delle violenze, e un'altra parte invece verrà reinvestito nella scuola di cui faccio parte per appunto un percorso di mente, corpo e spirito in un percorso appunto di 5-6 incontri dove appunto verranno intrapresi dei percorsi. Questa bellissima iniziativa è stata diciamo sviluppata in primis per gioco, puro divertimento, per conoscersi ancora di più, anche perché tutte le allieve burlesque erano veramente la prima volta che posavano di fronte a una macchina fotografica e non è facile, e quindi anche lì si mette veramente a nudo la persona davanti all'obiettivo. Ed è un'esperienza molto importante anche per loro, per la loro crescita.